Salve a tutti ragazzi, io sono Marucco e benvenuti in un nuovo video news e info su The Sims 4. Prima di lasciare il video ragazzi vi ricordo di lasciare un mi piace, iscrivervi al canale e farmi sapere sotto nei commenti che ne pensate. Detto questo vi lascio il video e buona visione. E ragazzi, eccoci qui, 5 febbraio 2021. Ieri si è festeggiato il 21esimo anniversario di The Sims. Per noi europei, in realtà, il 21esimo anno si compirà l'11 febbraio, ma la data canonica, quella in cui The Sims è uscito in America, è il 4 febbraio del 2000. Ricorderete benissimo ciò che è successo per i 20 anni, ma quest'anno gli sviluppatori, e The Sims in generale, ha avuto un'idea molto molto diversa. Infatti, ieri, nei profili ufficiali del gioco, si è parlato di regalo dalla community alla community. E ora noi sappiamo che sono stati scelti 21 creatori di CC e mod per dar vita a qualcosa che probabilmente si tradurrà in un free update che arriverà a noi il 25 febbraio. Da qua, signori, vanno fatte diverse considerazioni. La prima: stiamo quindi per ricevere un free update e, come dico sempre, tutto ciò che è gratis è oro colato. Quindi sinceramente non mi faccio troppe aspettative e soprattutto qualsiasi cosa arriva ben venga, visto che è gratis. Quindi in realtà sono molto molto aperto a tutto quello che potrebbe arrivare. Altre considerazioni però sono più importanti. La seconda, ragazzi: per la terza volta, e ormai credo proprio sia la prova definitiva questa, The Sims ha dimostrato di aver cambiato la linea di sviluppo. Qualcosa, un atteggiamento che io personalmente sto apprezzando tanto. Abbiamo avuto le prime avvisaglie con Oasi in Nevada, le seconde avvisaglie ancora più palesi con Paranormal Stuff, e ancora di più, questa iniziativa ci pone davanti alla realtà che ora The Sims tiene in considerazione di più i sondaggi, i desideri della community e sta convergendo nello sviluppare il gioco, seguendo appunto ciò che noi chiediamo. E ripeto, c'è stato un tempo in cui forse non era così o abbiamo ricevuto dei DLC che forse non chiedevamo. Vabbè, quei tempi sono passati. Io direi che è arrivato il momento di voltare pagina, perché appunto, ancora di più e con questa iniziativa, sta dimostrando che invece le cose stanno cambiando e che quindi The Sims 4 sta andando nella direzione in cui la community, quindi tutti noi messi assieme, vorremmo che andasse. Ancora di più, ragazzi, si parla di creatori di mod e CC, e sapete quanto io intanto invidio, prima di tutto, ragazzi, non lo nego, io invidio tantissimo il loro lavoro e apprezzo e rispetto il loro lavoro, perché tanto, c'è davvero tanto lavoro dietro. The Sims 4 ha ricevuto, grazie a CC e mod, qualsiasi cosa. Ormai The Sims 4 ha al suo interno qualsiasi roba voi vogliate, da oggetti a stati umorali particolari, a mod che permettono di creare alcune situazioni che nel gioco base ci sono precluse o comunque non è possibile fare. Ma questi 21 creatori di contenuti sono pur sempre parte della nostra community. Ecco perché sono molto molto fiducioso. Un po' come è successo per Oasi in Nevada, tenere in considerazione e far partecipare attivamente i membri della community sicuramente dà un valore aggiunto. E soprattutto sono stati riconosciuti alla grande dagli sviluppatori, ancora di più questo mi rende felice. Tanto che ne abbiamo parlato anche per quanto riguarda The Sims 5, ci sono voci di corridoio che The Sims 5 avrà al suo interno degli strumenti per i modder, o comunque un portale dove loro potranno caricare le loro creazioni in modo tale che non vadano in conflitto e così via. Insomma, si è aperta la strada al comparto e al mondo dei modder e delle persone che creano CC. E secondo me questo, ragazzi, è tanta roba, un valore aggiunto, e sono contento che già da The Sims 4 ci stiamo avvicinando. Ma quindi a questo punto c'è da chiedersi: cosa arriverà a noi il 25? Un free update? Beh, secondo me sì, tutte le linee convergono in quella direzione lì. Avremo un free update il 25, il 2021 di The Sims 4 quindi non si è concluso con il primo DLC a fine gennaio, ma anche a febbraio ci sta regalando qualcosa. Sarà così anche a marzo, aprile, maggio, o dovremo aspettare giugno per i prossimi DLC? E soprattutto, i prossimi DLC arriveranno davvero a giugno o arriveranno prima? Beh, al momento queste sono domande che non hanno una risposta. Sta di fatto, ragazzi, che la community di The Sims è bella bella attiva e lo stesso gioco, come vedete, ci
si sta regalando delle cose vicine fra loro. Quindi è un momento di sviluppo, è un momento di novità e quindi ce lo godiamo tutti, soprattutto appunto quando si tratta di free update che credo mettano d'accordo la qualunque. E fidatevi che non è facile mettere d'accordo una community che ieri si è scoperto conta 33 milioni di giocatori. Ragazzi, sfido chiunque di voi a mettere d'accordo 33 milioni di persone. Ci si può provare con i DLC e con i contenuti a accontentare la maggior parte, una buona fetta, ma credo sia effettivamente impossibile. Ma non è una cosa brutta, ragazzi, è naturale, siamo troppi e quindi non ci potranno mai accontentare tutti. Quello che dico è che a questo punto, visto che comunque The Sims 4 sforna tanti DLC e ne ha davvero tanti, si spera che questi DLC siano quanto più diversi l'uno dall'altro, è quello che mi auguro io, in modo tale da accontentare con uno una certa fetta di persone, con l'altro diverso un'altra fetta e così via. Quindi spero che i DLC che arriveranno siano sempre tanti e molto molto vari fra loro, in modo tale da accontentare un pochino tutti. La cosa cambia però quando si chiede a 21 persone, creatori di contenuti, di creare qualcosa che dovremmo trovare in un free update del gioco base il 25 febbraio. Qua ragazzi c'è da fare altre considerazioni. Noi sappiamo che la community, quindi io parlo un po' di community in generale, quindi tutti noi, quindi di tutte le nazionalità, chiede alcune cose a The Sims 4. E queste cose, ragazzi, sono relativamente poche, ormai è un dato di fatto. Noi stiamo chiedendo, che so, una papabile fattoria? Non sappiamo se arriverà. Stiamo chiedendo i resort, potrebbero arrivare. Stiamo chiedendo altre creature sovrannaturali. E in effetti, per il resto non stiamo chiedendo nient'altro. Una cosa però che stiamo chiedendo tutti a gran voce e che non ho menzionato di proposito perché la vedo più come un free update e quindi ora mi ricollego a tutta la faccenda, è sicuramente un update che vada a modificare il gioco base. Un qualcosa che deve essere presente nel gioco base come è stato in passato e che effettivamente non chiediamo a gran voce. Mi sto riferendo ovviamente all'update dei bebè, ragazzi. Come i toddler è una fascia d'età che è presente nel gioco base e se, come vi ho detto prima, è un free update, quindi è gratuito e tutto ciò che arriva è oro colato e assolutamente andrà bene tutto, in cuor mio sicuramente penso che questa potrebbe essere l'occasione di implementare i bebè, di implementare, che so, il passeggino, il fasciatoio, due interazioni, niente di così esaltante, ragazzi, o gigante, ma delle piccole dinamiche che mancano, che noi chiediamo tutti e che gli sviluppatori sanno che chiediamo e soprattutto ancora di più questi 21 creatori di contenuti, essendo parte integrante della nostra community, sanno che tutti chiedono. Certo è che per assurdo, proprio perché forse tutti noi ci aspettiamo qualcosa del genere, potrebbero sfornare qualcosa di completamente diverso per stupirci. E in quel caso lì mi divertirei comunque, ripeto, qualsiasi cosa arriva per me va benissimo. Ma non vi nego che secondo me i tempi sono maturi per questo update. 21 anni, The Sims è entrato nel 7° anno di sviluppo e secondo me questa potrebbe essere l'occasione. Noi non sappiamo cosa conterrà questo free update, conterrà delle dinamiche e quindi qualcosa legato alle mod o solo CC e quindi solo oggetti? Questo non è dato saperlo, manca ancora un po', mancano alcune settimane, staremo molto molto vigili in questi giorni per cercare di carpire quello che potrebbe arrivare, ma di base il 25 festeggeremo. E festeggeremo la nostra community, cioè ci festeggeremo noi, perché è quello che The Sims ha voluto dire in tutti i suoi social. Vogliamo celebrare la community, un regalo della community fatta dalla stessa community. Quindi è una cosa molto molto bella secondo me, è qualcosa di carino, direi che ci sta tutto, sono molto molto contento di quello che sta succedendo e dobbiamo solo aspettare. Ripeto, secondo me i tempi sono maturi per quel tipo di update, ma allo stesso tempo, essendo gratuito, come vi dico sempre, tutto quello che arriva è oro colato. Certo è, signori, che come vi ho detto prima, questa è ancora di più la prova provata che The Sims sta cambiando la linea di sviluppo. E quindi ancora di più ho tanto, tanto hype, se vogliamo, tante aspettative rispetto ai prossimi DLC. Visti i tempi che corrono e visto quello che sto vedendo, non mi stupirebbe che i prossimi DLC fossero qualcosa, magari che io ho immaginato in maniera diversa, ma qualcosa che effettivamente la community sta richiedendo. Come vi ho detto, quest'anno potrebbe essere l'anno delle effettive conferme di ciò che chiediamo da tempo. E l'idea non mi dispiace affatto, credo non dispiace a nessuno di voi, ma per questo, ragazzi, è un po' difficile fare delle stime.
Certo, quello che vedo mi porta in quella direzione lì, ma solo il tempo ci dirà se effettivamente quello che chiediamo sta per ricevere un suo DLC, un suo contenuto, e se sta per arrivare a noi su The Sims 4. E voi signori, che ne pensate? Cosa pensate faranno e sforneranno i nostri amici modder e creatori di CC per quanto riguarda un free update che arriva il 25 febbraio? Cosa vorreste? In realtà, ripeto, quello che arriva arriva dal mio punto di vista, però è bello anche sognare, signori, perché ci sta anche sognare un pochino, non fa male a nessuno. Detto ciò, fatemi sapere qua sotto che ne pensate di questa iniziativa e ovviamente aspettiamo tutti quello che arriva, perché dobbiamo stare attenti anche per vedere se c'è qualche indizio all'orizzonte che ci permetterà anche di capire cosa succederà dal 25 febbraio in poi che riguarda The Sims 4. Come vi ho detto, l'anno doveva essere forte tanto quanto il precedente, e quest'anno effettivamente, per svariati motivi che sono nell'aria, lo deve essere per forza. Quindi io starei attento e continuerei a seguire un po' quello che succede, perché secondo me ci stupiranno. Ma detto ciò ragazzi, vi dico che per questo video è tutto. Fatemi sapere qua sotto nei commenti che ne pensate. Vi ringrazio per essere arrivati fino a questo punto. Vi ricordo di lasciare un mi piace se il video vi è piaciuto, e vi ricordo anche che qua a schermo trovate il canale se volete iscrivervi, anche video consigliati. Come sempre vi do appuntamento al prossimo e vi dico ciao a tutti.